No, ho un po' di cosette che possono essere interessanti. Se vuoi vediamo via un po' di rassegna stampa. Sì. Allora, che certe affermazioni siano solo nostre o che qualcuno si sconvolga, vabbè, vuol dire che probabilmente ascolta solo Radio Maria o legge solo l'Avvenire o Famiglia Cristiana. Alcune affermazioni, tipo la bontà dei missionari, che uno pensa che siano sono nostre, non sono solo nostre. Io non ho grande ammirazione per Indro Montanelli, non l'ho mai avuta, non mi è molto simpatico. Però forse invecchiandosi e sentendosi vicino alla morte, forse le cose si permette l'uso di dire alcune verità. E ora, ha fatto ad esempio un attacco delle follie cristiane, dei missionari cristiani. E parlando delle attività, ad esempio che tutti dicono di quello che facevano i gesuiti nel Paraguay, diceva sì, i gesuiti possono aver fatto delle cose bellissime, possono aver costruito moltissimo, ma hanno negato agli indios la libertà di essere loro stessi. Cioè, No, 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 scusa Francesco, finisci pure, ma c'ho due cosette da dire sui gesuiti del sì, Paraguay. no, c'è capito, nel senso che disse, e poi dice testualmente, che lo abbiano fatto a scopo puramente altruistico, in nome di nostro Signore Gesù Cristo, non toglie nulla al mio, e spero non soltanto mio, orrore dell'utopia, cristiana. Cioè, questo è testuale, cioè, lo dice, cioè, Indro Montanelli, Sì. vicino alla morte, spero che sia rinsavito, perché fino adesso grande intelligenza non l'ha dimostrata, arriva a questa affermazione, cioè, un'affermazione così dura, sì. Possono averlo fatto forse con intento buono, però nulla toglie che hanno tolto all'inizio la libertà di essere loro stessi. Sì, Su sta storia qua che dei poi. gesuiti del Paraguay gli veniva da ridere a Voltaire, cioè, arrivò sta storia qua in Europa, no? E Voltaire è scoppiato a ridere perché si sa benissimo chi sono i gesuiti, cioè era talmente assurda la cosa, talmente illogica che. Però il problema è questo: il problema è che c'era una guerra e c'era una guerra in una quale i gesuiti dovevano imporre la propria autorità all'interno del sistema sociale e trovarono questi indios che non erano stupidi, cioè questi indios o per uno stregone o per qualcuno avevano capito che dovevano schierarsi da qualche parte, cioè dovevano costruire delle alleanze per non sparire e tentarono questa operazione. Però da un lato abbiamo i gesuiti che combattevano per il potere rispetto allo Stato che faceva da conquistatore, dall'altro c'erano gli indios che tentavano di sopravvivere. I gesuiti l'hanno venduta come il loro stato utopistico e a Voltaire chiaramente è scoppiato da Sì, ma ridere. Tanto per. sì, però è già significativo che queste affermazioni cominciano a uscire, cioè nel senso dire, anche se fosse vero, se anche fosse stato che possibilmente non era la loro intenzione di aiutare qualcuno, hanno fatto un'azione soltanto per i loro scopi e hanno tolto a qualcuno la libertà di essere se stessi. Cioè, e questa è un'affermazione chiara, insomma, cioè, che se comincia a passare anche sui mezzi, sui quotidiani, significa chiaramente che comincia a esistere una stanchezza verso le sopraffazioni continue che si vengono a imporre nella nostra cultura, nella nostra società, da parte appunto delle forze clericali e soprattutto di chi si detiene la verità dicendo che è un Dio creatore che ha fatto il mondo. Ma questo, cioè, si riannuncia anche a un'altra cosa. Proprio oggi un politico abbastanza noto alle cronache dice fa il concordato è un'anomalia italiana e dice il concordato tra lo Stato italiano e la Chiesa Cattolica rappresenta un'anomalia tutta italiana, un oggettivo ostacolo alla piena laicità dello Stato. E cosa succede? Che di fronte a un politico che dice che è giusto che lo Stato sia laico, che è un'affermazione puramente semplice, basilare, gli viene risposto che lui sta tirando fuori polemiche vetero-laiciste, cioè come mai ci fosse già soltanto la possibilità di essere solo clericali o di essere solo monoteisti. E lui dice, è necessario ripensare al rapporto tra lo Stato italiano e chiese, legando a principi reciproci di rispetto e di autonomia. E che significa, se uno dice che bisogna legare un rapporto tra la Chiesa Cattolica e lo Stato italiano su principi di reciprocità,
rispetto all'autonomia vuol dire che fino adesso qualcuno delle due parti non ha avuto né rispetto né autonomia. Infatti. No, ma facciamo un indovinello sugli ascoltatori da che parte era che non aveva rispetto all'autonomia. Il problema che c'è adesso con il gay pride è una cosa abbastanza importante, no? Non tanto in se stessa, beh. Tutto sommato noi non abbiamo neanche fatto pubblicità per il gay pride, perché questo? Perché riteniamo che hanno forze sufficienti per valutare i loro diritti e hanno il dovere di combattere per i loro diritti, come chiunque altro ha il dovere di combattere per i propri diritti. Però sta di fatto che la lotta che sta avvenendo fra il Vaticano da un lato e il gay pride dall'altro non c'entra niente col gay pride, è un tentativo da parte del Vaticano di imporsi sullo Stato. Cioè sì, posso fare una citazione, sì. Questo politico dice è ancora possibile esprimere un pensiero liberale nel dibattito culturale italiano? Chiuse le virgolette, cioè non lo dico io, lo dice un uomo politico, di conseguenza se un uomo politico lancia questo segnale che è significativo, cioè non è uno qualsiasi o non è che è un politico, e dice è ancora possibile esprimere un pensiero che non sia clericale, che non sia cristiano o che sia probabilmente laico nel dibattito italiano, il che significa che ci sono toccate una serie di segnali in cui c'è un ritorno all'inquisizione e al controllo del pensiero. Di questo in America non ne hanno, però mi farò carico di mandare via email per far sapere in America cosa sta succedendo qui in Italia. Sì. Non è ben chiaro il fatto che effettivamente Wojtyla sta puntando a costruire roghi e campi di sterminio. E dopo non si esprimeranno col fuoco, non si esprimeranno col reticolato, questo è un altro discorso, cioè, però sta tentando di mettere dei campi di sterminio a livello intellettuale, a livello morale, dopodiché da là ai campi di sterminio reali, insomma, basta che cambi la situazione perché questo avvenga. Però non si sta rendendo conto che tutto quello che è il pensiero laico, tutto quello che sono pensieri diversi da quello che è il pensiero cattolico viene letteralmente criminalizzato, ma con una violenza che è spaventosa. O forse adesso ne siamo consapevoli di questo, però esistono delle organizzazioni cattoliche, delle organizzazioni cristiane che agiscono a livello militare nel territorio. Quello che abbiamo subito noi in realtà è una cosa piccola, però in realtà stanno tentando di criminalizzare ogni pensiero, ma anche i laici stessi, cioè i laici stessi si schierano con la Chiesa cattolica per criminalizzare il pensiero. Cosa succede? Io ho parlato per esempio con un altro speaker qui a Radio Gamma, no? È un speaker anche simpatico, cioè lo considero un amico, e lui diceva, certe persone per me non le dovrei parlare. In realtà per me ogni persona ha il diritto di parlare, dopo sta a me contrastarla o non contrastarla e opporgli un altro pensiero o non opporgli un altro pensiero. Però siamo arrivati al punto dove dal momento che sta altri selezionano c'è il diritto di selezionare, anziché chiedere alle persone il coraggio di manifestarsi, il coraggio di esprimersi, e se è più facile impedire che stanno di parlare. E non mi piace questo andazzo, perché è un andazzo cattolico, cioè al di là che dopo sia sempre fatto in buona fede, capisci? Cioè ci sono delle tensioni dietro, delle motivazioni, però il metodo è sempre un metodo cattolico. Cioè a me, sinceramente, mi sono molto sulle palle quelle persone che sono intelligenti, probabilmente lo sono anche, hanno una buona conoscenza, però non hanno il coraggio di esprimersi, cioè non hanno il coraggio di dire al prete sono testa di cazzo. Cioè, il mio linguaggio non è il linguaggio bello accademico, è un linguaggio anche abbastanza duro e anche abbastanza scurrile spesso, no? Però va a identificare quello che è il comportamento emozionale, cioè il percepire emozionalmente delle cose. Cioè, se non c'è il coraggio, l'intelligenza non serve a niente. Sì. Cioè, io preferisco una persona coraggiosa, con poca intelligenza, che però vada a determinare se stessa, a dire io esisto, vabbè, il mio pensiero franca schifo, ma è già il mio e tu non ti permetti di disquisirlo, che non una persona intelligente che però si caga sotto. Cioè, a me sinceramente Umberto Eco piace, però quando Umberto Eco gli dicono tu sei l'anticristo, quello si caga sotto e dice no, per piacere non dite perché sono l'anticristo. Beh, ma io gli sputo in un occhio anche su tutti e due, poi li massaggio pure. Cioè, a me quello che mi interessa è il coraggio. Se non c'è il coraggio, la vita la farsi fottere. Ricordiamocelo questo. Hanno più coraggio loro a mettere sul rogo Giordano Bruno. E noi non abbiamo coraggio di dirgli voi non lo dovete fare, non so. Posso dirti a livello di battuta, visto che parlavi di anticristo, che mi ha telefonato un'amica, mi ha detto che ha le prove documentali che questo Papa è l'anticristo. No! No!
Perciò, cioè, vedi, proprio sono quelle affermazioni. Ma poi soprattutto quello che si pensa, ad esempio, cioè che qualcuno deve realizzarsi contro qualcos'altro. Purtroppo, cioè, noi siamo a realizzarci contro il cristianesimo perché il cristianesimo che impedisce a noi di realizzarci. Esatto. Cioè, se i cristiani hanno sempre il problema di che non possono realizzare se stessi, di conseguenza la loro realizzazione passa tramite la distruzione degli altri. Cioè, nel senso, più sono capaci di impedire agli altri di fare qualcosa, di realizzare qualcosa, perché non troverete mai un cristiano che venga a proporre una via di realizzazione, ma che viene a proporre una limitazione, cioè a una rinuncia, a una sofferenza, a un fatto che tu devi dare, a un fatto che devi sottometterti, a un fatto che devi obbedire, a un fatto che devi credere, a un fatto che devi accettare. Cioè, se voi andate a fare un'analisi proprio anche della terminologia cristiana, c'è la rassegnazione, c'è l'accettazione, c'è la sottomissione, c'è la fede, c'è l'obbedienza. Non c'è nulla che dica alle persone fate qualcosa, cercate qualcosa, agite, pensate, create, impegnate. Adesso mi arrabbio con Francesco. Mm. Voi vi ricordate la settimana scorsa o l'altra settimana quando Francesco ha citato quel pezzo in cui si diceva no, vai retro Satana, ma Satana seguimi. Mm. Vi ricordate sì. Questo? Tu lo citavi dalla Repubblica? No, dal Corriere. Dal Corriere? Mm. Ostia, non posso proprio arrabbiare. No, perché non c'ho il pezzo del Corriere, c'ho solo quello della Repubblica. No, ma la cosa che più mi ha fatto avvelenare, attenzione, è questa. C'è una revisione di quello che è la Bibbia, cioè c'è una riscrizione della Bibbia. L'hanno sempre riscritta, sì, perciò... è sempre riscritta, infatti. Potremmo scrivere anche una, certo, che noi sarebbe, no, te, ma... e sarebbe l'autenticità, la validità di quella che è esistente. Ma attenzione, una delle varie verifiche per dimostrarti che in fondo non era proprio così, e che mi ha fatto andare in bestia, la biblista Laura Provera della Pontificia Università Gregoriana ha affrontato i passaggi sul ruolo della donna, come la prima lettera ai Corinti, in cui Paolo scrive che la donna deve portare sul capo un segno della sua dipendenza, chiaro? Cioè deve portare sul capo il segno della sua dipendenza. Viene revisionato questo, attenzione, almeno nella traduzione del 71. Nel nuovo testo, del 71 ad oggi, sono passati meno di 30 anni, nel nuovo testo invece la donna deve portare sul capo un segno dell'autorità. Il vocabolo greco originario, ha spiegato Provera nel volume della CEI, che raccoglie i primi contributi degli studiosi, non ha mai il significato negativo di sudditanza, ma sempre quello positivo di dignità. Adesso ve la spiego io che cosa vuol dire dignità. Cioè, io, che sono il paron grosso, mica sono Agnelli, e che go le vacche, che metto il marchio con su scritto Agnelli sulle vacche. Se qualcuno tocca una delle mie vacche, mi che mando 10.000 guerrieri, 10.000 pistoleros per farlo fuori. Perché? Perché è il segno d'autorità, cioè è il marchio sulla vacca che è mia. È chiaro questo? Questo è il significato. Per cui quella vacca può andare dignitosa perché nessuno potrà toccarla, perché lei ha il marchio di Agnelli, non ha il marchio di Claudio Simeoni, che in fondo se tocca la vacca di Claudio Simeoni, e Claudio Simeoni non fa niente. Questo è il discorso reale. Per cui è sempre un discorso di sottomissione. Beh, ma questo, è giocata nell'apparenza. Ma io non prego per loro, ma prego per loro perché sono tuoi. Esatto. Ma cioè, ma hai letto Gesù Cristo, perciò no. Insomma... Se l'avevi preso dalla Repubblica, mi sentivi? No, l'avevo preso dal Corriere. Sì, no, ma questo è significativo, cioè nel senso che tutto quanto il monoteismo è basato sulla menzogna, cioè di conseguenza loro non hanno il problema di cambiare le cose. E logicamente c'era qualcuno che stupidamente si sentirà truffato perché per 20 anni, 30 anni, 50 anni gli hanno insegnato questo e adesso... E adesso gli hanno cambiato le cose. E allora si sente fregato, però non è capace di dire, vabbè, sono stato stupido io per 50 anni ad ascoltarli, butto tutto nella spazzatura come avrebbe buttato una spazzatura, casomai nei rifiuti tossici e nocivi, come diciamo sempre il cristianesimo, e mi creo la mia vita. No, era far polemiche verso l'autorità clericale, verso la Chiesa Cattolica. Perché? Perché hanno modificato delle cose che ti avevano insegnato. Mm. Cioè, nel senso che... Questo veramente è stupidità da parte di chi fa questa osservazione, cioè nel senso che si dice nonostante tutto siete ancora voi che dovete decidere come io devo pensare, cosa devo fare, e siccome mi avete ammaestrato
a fare questo esercizio, non potete dopo che hai 50 anni fare un altro esercizio diverso, certo. Cioè, ma ammetti sempre che tu hai un domatore e che stai sotto questo domatore. Vabbè, sentiamo un attimino i telefoni, attacchiamo i telefoni 049 700 700 e 049 700 838. Allora posso darti una notizia eclatante? Dimmi. Pronto? Sono Loris. Ciao Loris. Ciao, senti, io ho tre domande da farti, Claudio. Ciao anche Francesco. Dimmi. Ciao. Può darsi che tu abbia già spiegato queste cose, volevo capire e sentire anche il tuo parere. Senti, io vorrei sentire il tuo parere, il vostro, su Aleister Crowley. Sì, poi? Non so se l'hai già spiegato, perché io ho sentito, in televisione, ho letto un libro di sette, e sto qua, sembra che sia tutto il male del mondo, no? Mm-hmm. Mentre una persona che fa l'archeologa e che è in giro per il mondo, io la conosco e abbiamo parlato a lungo, e mi dava tutta un'altra versione di questa persona. Era un genio? Allora, è fango buttato dalla Chiesa Cattolica o è quello, perché lei è stata anche alla tomba, alla sua tomba, no? E dice che c'è una devozione nel senso di rispetto di questa persona, un via vai di persone. Più all'estero che non in Italia. All'estero. Sì. Sì. Ma io posso dire che ho partecipato al primo convegno internazionale su Crowley fatto in Italia. Perché io ho letto degli articoli, un unico articolo lunghissimo che lo dipingeva in tutt'altra maniera di come lo dipinge la stampa comune. Sì. Ecco. Allora volevo sentire il vostro parere. Dopo fa conto volevo che lui usava molto magia sessuale. Lui come? Usava molto magia sessuale. Esatto, perché so che ci sono magia dei sessuale, seguaci di Crowley qui in Italia. Eh? So che ci sono dei seguaci di Crowley qui in Italia. Sì, ma guarda che specie all'estero è conosciutissimo. Sì, altro che. Sì, altro sì. Che. È solo che usando la magia sessuale può essere interpretato come si vuole e scrivere esatto, di tutto e esatto. Qualunque cosa. È proprio questo che diceva l'articolo in controinformazione che ho letto. Mm. Allora io ti faccio tutte e tre le domande e dopo metto giù perché non voglio impegnare il telefono. Poi volevo che mi parlaste del rito, perché almeno a quello che io ho capito voi date molta importanza al rito, avete parlato a lungo della festa di Beltane, no? Sì. E quindi che volevo chiedervi, magari è banale, che potere ha il rito per voi e che cos'è il rito per voi? Magari lo avete spiegato, però io vorrei capire di più. E poi, Claudio, io vorrei capire ancora di più che cos'è per te, cioè come spiegheresti tu con altre parole, so che è difficile, con altre parole che cos'è il corpo luminoso, cioè a una persona comune. Io so che tu adopera un linguaggio ed è giusto ogni persona adopera il linguaggio della sua storia. Senti, se io non riesco a risponderti a tutte e tre le domande, alle 19, a inizio della trasmissione, ti do le risposte per quello che manca. Ecco, però tu tieni presente che quando mi parli del corpo luminoso, io credo di aver più che capito, intuito. Però tu me lo devi spiegare di più. Cercherò di darti una cosa di più, va bene. Anche Francesco glielo chiedo, insomma, va bene? Va bene. D'accordo. Ciao. Ciao. Grazie. Pronto? Pronto? Niente. Pronto? Pronto? Sì? Ah bello, ma perché ti incazzi tanto con me? Sei tu che hai fatto affermazioni, sai. Ma niente, e se invece fosse soltanto un'altra cosa? Guarda che delle volte sei incredibile. E se invece ti sento più umano quando ti incazzi, invece quando che parli, che racconti, che leggi, così che dico, mi sembri un altro prete, mannaggia la miseria. Ma guarda, veramente, tu mi sei simpatico, sai perché? Perché, a parte va bene, quelli che stanno contro adesso generalmente stanno tutti in ginocchio, io in ginocchio non ci sono stato mai, però volevo proprio veramente
Guarda, io di te ho capito un sacco di cose. Forse ho capito più io di te che te stesso, insomma. È una presunzione la mia, però. Io non ce l'ho per niente contro di te. Ma assolutamente zero. Zero assoluto. È che mi domando però in maniera semplice, e qui ti incazzi, la differenza che passa tra l'arcangelo Gabriele dei cattolici e il dio Pan, quest'altro tipo di religione. A parte che sono convinto che tutto, cioè tutti gli dei camminano con me, tutti. Si tratta solo di sapere se io mando a fare in culo questi dei, se i dei se la prendono tanto. Hai capito qual è la differenza? Perché c'è gente che si spaventa, se dice, oddio, se parlo del diavolo sacramento, il diavolo mi brucia. Io voglio sapere, ma se io mando a fare in culo il dio Pan, che cosa mi succede? Mi cavolo io. Eh? Mi cavolo io. Oh, e allora a questo punto mi spieghi la differenza che passa? Perché io sinceramente mi diverto. Infatti è bastato che io ti dicessi, volutamente, e tu hai delle frustrazioni, io non lo so se tu hai delle frustrazioni, io so sicuramente che ho un grandissimo rispetto per il tuo lavoro e per la fatica che fai, come ho tutto il rispetto per la fatica di tutti, però è bastato leggermente che io dicessi che tu hai delle frustrazioni e tu t'ho sentito cambiare mortalmente dentro. Mi sono incazzato per un'altra cosa che... lo so, ed era quella la cosa, anche perché da me non è che ti aspetti una cosa di questo genere. Ma io ho proprio volutamente, ragioniamoci insieme, con calma, al di là del dio Pan, e mi spieghi perché te incazzi se lo mando a fare in culo, e dimmi la differenza che passa se mando a fare in culo l'arcangelo Gabriele. Me lo spieghi? Guarda che te lo dico sinceramente, ma te lo dico... proprio da simpatico, perché veramente io un ginocchio non credo di esserci stato mai, non me ne frega un cazzo del dio Pan e non me ne frega altrimenti un cazzo dell'arcangelo Gabriele. Io continuo a fregare un cazzo di tutti. Allora, ma spiegamelo, piano piano, ma veramente, e poi non te la prende con me, ma dai, anche perché in ginocchio non c'è stato davvero. Ciao bello. Ciao. Ciao. Pronto? Ecco, perché ho sentito parlare di l'unico portale. Allora. Vai. La risposta... Ah, qui c'è sempre Luigi da Treviso, No, ecco una cosa che volevo appunto dire. Sul discorso era una battuta che mi incavolavo io, perché il dio Pan sinceramente non ha questi problemi di avere il bisogno che qualcuno lo mandi a fanculo, proprio non gli frega assolutamente niente. La mia era soltanto una battuta, cioè nel dire che logicamente se per te non rappresenta niente, va bene, non hai problema di mandarlo a fanculo, perché non ha bisogno né della tua venerazione, né del tuo ascolto, né della tua percezione, cioè lui vive per se stesso, come noi viviamo per noi stessi, di conseguenza non ci arrabbiamo. Il discorso dell'arcangelo Gabriele, che tu dici che differenza c'è, esiste una differenza sostanziale, perché dio Pan si afferma, gode e si diverte della sua esistenza, della sua percezione. L'arcangelo Gabriele, da quello che ci viene descritto, perché sappiamo che non esiste, perciò abbiamo solo una descrizione, sappiamo che è soltanto un servitore, che è soltanto uno schiavo, che è soltanto un servo. Dimmi! Che è soltanto un servo, e di conseguenza sappiamo che le cose, se le figure hanno un significato, tanto per dire, l'arcangelo Gabriele ha una funzione appunto di servitù. Il dio Pan invece ci invita con la sua sessualità, con la sua presenza, a essere anche noi vivi, cioè nel senso che dice non dovete essere soltanto delle persone che si rifanno a me, ma che dovete realizzare voi stessi. E difatti c'è una statua bellissima in cui c'è il dio Pan che alleva Bacco Fanciullo, cioè dimostra che pur essendo un dio trova necessario essere lui cui si fa carico della formazione di Marco Fanciullo e di allevarlo. Folli. Grazie. Ecco, di conseguenza significa, nel caso ad esempio del racconto della favoletta della menzogna cristiana, abbiamo che il Dio creatore si prende una donna qualsiasi, la fa ingravidare dallo Spirito Santo e lo Spirito Santo poi si arrangiati. Il dio Pan, di fronte a un bambino come il dio Bacco, si prende carico lui della sua formazione, della sua educazione, della sua cultura. Abbiamo altre, ad esempio, manifestazioni in cui il dio Pan insegna
a un bambino a suonare il flauto, cioè trasmette la sua conoscenza al bambino in maniera tale che lui abbia la possibilità di utilizzarla, non gli dice no, io sono il dio Pan e ti devi sottomettere alla mia immagine, mi devi portare la mia relazione. Io che sono il dio Pan, che dovrei essere, stando al concetto cristiano superiore a te, mi prendo carico di insegnarti una cosa che tu puoi utilizzare. Qui c'è sempre Luigi da Treviso che sta bloccando i telefoni, come solito Wojtyla anche questo dovrà pagarlo come delitto all'umanità e come delitto alle persone, cioè questo è un delitto alla pari dello stragismo che ha fatto. Siccome i nostri telefoni sono aperti al pubblico, naturalmente i cattolici si permettono il lusso di bloccare i nostri telefoni. Vabbè, noi queste sono le condizioni, all'interno di queste condizioni ci muoviamo. Questo non significa che i cattolici non siano pezzi di merda, è chiaro questo? E in particolare sto Luigi da Treviso che li rappresenta in questo momento. Detto questo... Ecco, volevo pronto? Appunto... Allora... aspetta, do due parole alla... Sì, beh, Limir, se sei d'accordo, guarda. Visto che il tempo che abbiamo è anche veramente alle sgocce. Non si sente niente. Ecco, visto che il tempo è abbastanza contenuto, perché abbiamo pochissimi minuti e Mario è già arrivato, se tu sei d'accordo e l'ascoltatrice non ha problemi, potremmo rinviare, non perché non vogliamo rispondere, ma perché proprio la risposta richiederebbe un'articolazione complessa. Guarda, alle ore 19 ti do due risposte, meno quella su Crowley, perché là è una cosa che è abbastanza fuori dalla mia tradizione, posso parlarti un po' in generale. Al limite, ecco, posso dire una sola cosa su Crowley, che così fosse dalla dimensione e la misura del perché è così votato dai cristiani. Crowley fece un'affermazione che era bellissima, disse ogni uomo e ogni donna sono una stella, il che significava che come le stelle brillano per luce propria e sono qualcosa perché sono quella cosa, il fatto di affermare che ogni uomo e ogni donna fossero una stella significa che ogni uomo aveva la capacità in sé di realizzarsi. E logicamente, quando uno sostiene queste tesi e quando dimostra che la magia non è sottomissione o che non è... perché non è soltanto volontà di dominio, che non è solo inganno, ma che dice ti puoi realizzare perché tu hai tutte le possibilità e tutte le forze, tutte le energie per diventare te stesso, logicamente si fa presto a bollarlo decisamente come tipo pericoloso. E soprattutto perché, al contrario di altri che facevano magia, Crowley aveva individuato nel nemico assoluto dell'essere umano e del realizzarsi Gesù Cristo. E di conseguenza quando... la Chiesa Cattolica si rende conto che tu individui qual è il tuo nemico, qual è veramente il danno che porta all'esistenza e che dici chiaramente qual è l'avversario che va battuto, diventi un satanista, diventi pericoloso, diventi un criminale, diventi un mostro. Bene, chiudiamo qui la trasmissione di Magia Stregoneria Paganesimo, vi diamo appuntamento per le ore 19 con la seconda parte della trasmissione e darò le risposte alla radioascoltatrice. Allora, ecco, io... riprometto per la prossima volta di dare una risposta più esauriente, più completa sul discorso di Crowley e su quello che lui ha sostenuto, e poi teniamo un piccolo segreto, vi rivelerò il perché il Papa ha rilevato il dato segreto di Fatima, che è il vero motivo per cui l'ha rilevato, perché siccome abbiamo la fonte e la documentazione qua... Ciao a tutti, a risentirci alle 19, andiamo via. Ciao.